Buonasera a tutti, grazie per essere qui in questo, Paola e Daniele, in questo scenario unico, meraviglioso, dove la bellezza è sicuramente il tema principale di questa location. Allora, veramente. Vi presento io i nostri ospiti. Abbiamo qui Paola Pottino, autrice dell'Inferno di Narcisio, e Daniele Anselmo, che è l'editore Torri del Vento. Permettetemi di fare una breve presentazione di Paola, che insomma è una giornalista, ha scritto per diverse testate, attualmente collabora per la Repubblica di Palermo, e anche accompagnatrice turistica, quindi la bellezza è sempre al centro, perché qui in Sicilia, quando parliamo di bellezza, sicuramente siamo, come potremmo dire, la capitale della bellezza. Senti, entriamo immediatamente nel romanzo. L'Inferno di Narciso, titolo migliore di questo non poteva essere. Dobbiamo dire grazie al nostro non poteva essere. Noi, io ho preso degli appunti, noi abbiamo due, principalmente sono due i protagonisti, Carmen e Giulio, dove, senza ovviamente arrivare al finale, è la storia di due che si innamorano e che poi Giulio si scopre che ha una serie di patologie e problematiche. Inizierei proprio con te, Paola, chiedendoti: è veramente un personaggio, Giulio, piuttosto particolare, ambiguo, narcisista? Sì, buonasera a tutti. Allora, per il titolo dobbiamo fare i complimenti all'editore Daniele Anselmo di Torri del Vento, perché io avrei voluto, no, un'idea, insomma, chiamiamolo un giro all'inferno. E lui ha detto, ma se si parla di narcisismo patologico, decidiamo per l'Inferno di Narciso. Insomma, sempre di inferno si tratta, perché sì, io ho scritto un romanzo perché ho preso a prestito, diciamo, tante voci ascoltate prima di scrivere questo romanzo, vittime del narcisismo patologico, che per carità non è una patologia che riguarda più gli uomini ma anche molte donne, e quindi è un vero e proprio inferno quello vissuto dalle vittime del narcisista patologico, ripeto, uomini o donne che sia. Perché è una malattia di cui si parla ora forse, diciamo, in maniera più approfondita. Non dimentichiamo che il narcisismo patologico può arrivare, ahimè, ai casi che sentiamo tutti i giorni di omicidi, di femminicidi, di casi conclamati e casi molto gravi, ma sono personalità estremamente disturbate che hanno, diciamo, da cui la manipolazione, fanno della manipolazione il loro, diciamo, centro. Tu li hai definiti attori da Oscar. Sono attori da Oscar i narcisisti patologici, perché vivono una vita che vorrebbero avere ma che non hanno. Quindi loro hanno un copione e quindi agiscono di conseguenza, cioè loro hanno questo copione, lo studiano, sono dei bravissimi osservatori, individuano le fragilità della vittima e là fanno proprio una carneficina. È molto pericolosa questa malattia. Ovviamente io non sono una psicologa, sono una giornalista, per cui ho romanzato questa storia. La protagonista è Carmen, è una donna di 50 anni, una donna tutto sommato, insomma, serena, molto empatica, una donna normale,
che appunto nel corso della sua esistenza si imbatte con Giulio. Giulio poi si scoprirà un narcisista patologico che all'inizio gli fa credere di essere una vera principessa. Inizia con quello che in America si chiama love bombing, cioè il bombardamento d'amore. Il ricercarla sempre, darle esattamente quello di cui lei aveva bisogno. Poi arriva una fase, la fase della destabilizzazione, sempre gli americani la chiamano il gaslighting, cioè accendere un interruttore e spegnerlo immediatamente. È una fase in cui ci si sente destabilizzati, in cui ad esempio, nel caso di Giulio e Carmen, sei la donna della mia vita e poi sparisce e poi riappare. Perché gaslighting? Perché è stato preso da un film degli anni 40, se non sbaglio, in cui il marito faceva credere alla moglie di essere completamente, cioè ha portato la moglie alla pazzia perché, ad esempio, spostava gli oggetti della casa. La moglie ritornava, trovava gli oggetti e i mobili in una posizione, diciamo, diversa da quella precedente, diceva: guarda che sei stata tu, non te lo ricordi. Quindi hai questo senso di colpa, di destabilizzazione. Poi giunge lo scarto e poi rinizia questo circolo vizioso che porta veramente, diciamo, delle conseguenze disastrose. E questa, insomma, la storia di Carmen, che poi c'è anche una storia un po' un giallo, no? Perché Carmen è decisa di andare alla scoperta, di ricercare la verità e si improvvisa investigatrice, una donna che fa la guida turistica nella vita, poi alla fine è costretta a appunto improvvisarsi guida turistica per arrivare alla verità, perché la verità è diciamo, è ormai il suo obiettivo. Poi adesso, poi magari più avanti, entreremo nelle caratteristiche anche del narcisista patologico, perché mi sono un po' documentato su internet. Daniele, tu fai l'editore, mi incuriosiva capire perché investire, pubblicare in un libro con con questa tematica. Si sente? Si sente? Ora sì. Allora, vabbè, ogni volta che chiaramente viene presentato un manoscritto, o meglio ormai un dottiloscritto, perché manoscritti non Romantico esisti, però queste è cose un del termine romantico. manoscritto. Chiaramente, diciamo, ne parliamo in casa editrice, nel comitato di redazione, eccetera. Con Paola noi già ci conoscevamo, sì, avevo degli amici in comune, io comunque la leggevo su Repubblica e quindi sapevo chi era. Il tema era un tema diciamo importante e soprattutto un tema attualissimo, perché è vero, è un tema di cui forse non si parla tantissimo, di cui però proprio in quel periodo in cui noi abbiamo pubblicato il libro si iniziò a parlare anche con una serie di pubblicazioni, diciamo, specialistiche, però di alta divulgazione, quindi non dedicate esclusivamente a un pubblico di tecnici, chiaramente psicologi, eccetera, ma al vasto pubblico, per cui uscì, mi sembra, un libro di Einaudi sul narcisismo, tant'è che ci scambiavamo spesso opinioni sul fatto che appunto eravamo sul pezzo, ecco, come si dice in termini giornalistici. E poi chiaramente attraverso un romanzo diciamo c'è una sorta di catarsi che colui che legge può avere. Quindi c'è una liberazione, magari leggendo un romanzo appunto ci si può rendere conto che alcune esperienze della propria vita vissuta in passato o che si sta vivendo sono appunto legate a queste tematiche. Molto spesso io sento dire, soprattutto in persone, diciamo, della nostra età, bene o male, che si imbattono in narcisisti patologici, non sempre uomini, anche donne. E
secondo me questo è molto acuito anche dall'uso dei social media, perché nel social media molto spesso, ecco, forse è anzi un metodo, un mezzo attraverso il quale si può scovare, non so, ognuno lo dirà Paola, più facilmente un narcisista patologico, perché chiaramente il narcisista vuole apparire ciò che in realtà non è, vivere una vita, non so se questo, se Paola. Sicuramente molti sono narcisi, questa auto, costante autorrappresentazione, questa costante vendersi al pubblico, nel senso appunto questo costante bisogno di avere qualcuno che dice mi piace, è un qualcosa che insomma, secondo me di suo è patologico, perché tu vivi una vita che non è una vita reale, vivi una vita, diciamo appunto, che è basata su delle fotografie, su delle frasette che posti, diciamo, ma non è una vita reale. Per quanto riguarda poi il narcisista patologico, appunto, è una malattia di colui che fa questo genere di azioni, ma paradossalmente diventa una malattia anche in coloro che ricevono, diciamo, queste azioni del narcisista, perché appunto dall'altra parte si sente quasi un senso di inadeguatezza, non si capisce perché determinate cose vengono fatte, se si è sbagliati. Questo poi Paola me lo dirà, il problema è proprio questo, quindi è una malattia sociale, fra virgolette. Sì, mi sentite? Sì? Allora, quello di cui ha parlato Daniele è in parte vero, cioè il narcisismo ostentato sui social è vero, esiste, ma è il narcisismo. Chi di noi, diciamo, non prova anche piacere ad avere un like in una foto o un commento positivo? D'accordo, lo siamo un po' tutti narcisisti, noi giornalisti poi soprattutto. Però il narcisismo patologico è cosa diversa, è una patologia, e si può anche distinguere, diciamo, da due punti di vista. Un lato è il narcisista covert, cioè il narcisista aperto, quello che tiene banco una serata, quello che sa parlare di tutto, dalla politica al calcio, quello che è simpatico, estroverso, apparentemente empatico, perché una caratteristica del narcisismo patologico è la assenza completamente di empatia, ma siccome, ritornando al discorso precedente, loro sono attori da Oscar, per cui imparano il ruolo della persona empatica, per questo colpiscono la vittima, diciamo, più ingenua, più empatica, più bisognosa di dare. E poi c'è l'overt, che forse è il covert, che forse è la forma di narcisismo più subdola, è il narcisista che non appare, è il narcisista che fa tanta, non so, beneficenza, solidarietà, eppure è un narcisista maligno, è uno che agisce, diciamo, in maniera, diciamo, subdola, in maniera nascosta, e che però, insomma, manipola. Il centro del discorso è la manipolazione che può avvenire, ovviamente manipolazione psicologica, ma può accadere con il proprio capo al lavoro, con la migliore amica, con il proprio partner. Sono diversi tipi. Io nel libro ho parlato di una storia d'amore, ho parlato da donna, quindi il narcisista era un uomo, ma sicuramente, diciamo, ho sentito anche tante storie di uomini, di amici miei, che si sono imbattuti in narcisiste donne. E quindi non è soltanto l'apparire, l'essere, come sono bello e come sono, no? Quindi ho bisogno del like. Il narcisista è un vampiro energetico, si nutre dell'energia della vittima, che studia attentamente, è una sorta di test, e all'inizio sembra l'uomo o la donna più
più bella e più disponibile. Nel momento in cui però la vittima ha anche un minimo dubbio, anche perché sono dei bugiardi stratosferici, quindi un minimo dubbio in una persona, insomma, no, che possiede un minimo di razionalità, viene. Nel momento in cui questo dubbio viene, è allora un momento di guardarsi dentro e di dire: sto vivendo, è la realtà che vivo o c'è qualcosa che non mi quadra? E allora dovrebbero prendersi le giuste distanze, ma non è così, perché il narcisista troverà sempre il modo per ingannarti in tutti i modi, in tutti i modi. Il punto in cui Carmen forse si rende conto insomma del grande bluff è a proposito di un occhi in farmacia, però magari poi lo leggete e vi renderete conto voi stessi. Senti, in una intervista che hai rilasciato, il giornalista ti chiedeva che è un libro, più che un romanzo, forse è un manuale di sopravvivenza. Sì. Rivolto a chi? Agli uomini o alle donne? Secondo me forse agli uomini. No, sia uomini che donne. Io ho scritto, ho preso a prestito una frase della scrittrice, della poetessa Emily Dickinson, e dico: se potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. L'hanno definito sì un manuale di sopravvivenza, perché in questo romanzo poi l'autrice, cioè io, do delle dritte: state attenti che se ci sono queste caratteristiche, qualche cosa vi deve scattare. Ma è anche un libro che parla di codipendenza, perché si crea questo legame tra vittima e carnefice, e anche se la vittima ha dei dubbi, rimane ancorata, rimane, diciamo, è difficile staccarsi da una persona che ti dimostra che tu sei l'essenza, che poi nello stesso momento in cui dimostra di essere l'essenza della propria vita si contraddice. Quindi è sicuramente una fase destabilizzante, una fase che può durare anche decenni, perché io ho conosciuto narcisisti patologici e vittime il cui rapporto è durato anche 20 anni, perché è sempre un cerchio, un circolo vizioso dal quale ci si può difendere, appunto, avendo gli strumenti, perché le persone empatiche perché dovrebbero credere che tu mi stai ingannando, perché tu mi vuoi manipolare? Cioè, una persona serena, una persona tranquilla, una persona che non ha nulla da nascondere, perché deve pensare che l'uomo o il capo o l'amico della tua vita debba assolutamente ingannarti? Sono delle persone fortemente disturbate che non hanno consapevolezza del sé, perché solitamente il narcisista patologico è un narcisista che sviluppa, diciamo, questa patologia nei primissimi anni di vita, derivati da un rapporto sicuramente sbagliato in famiglia, soprattutto dalla madre. Comunque in questo romanzo non è un romanzo, appunto, scientifico. La vita di Carmen ruota anche a delle figure: la figura del padre, la figura dei figli, la figura di un professore del liceo, e quindi probabilmente delle mancanze che Carmen ha vissuto quando era piccola poi si sono, diciamo, tradotte in mancanze da donna adulta, e quindi di una donna abbastanza serena ma con delle fragilità che il narcisista da buon vampiro ha subito captato e ha fatto la sua vittima. Daniele, sei d'accordo? Assolutamente sì, d'accordissimo. Ma noi ne abbiamo parlato a lungo, diciamo, con Paola, prima, quando ho letto il romanzo, e poi nella fase, appunto, dell'editing, della pubblicazione. Abbiamo convenuto, appunto, su tutte queste cose, e abbiamo convenuto, appunto, sul fatto che potesse essere davvero prezioso poter pubblicare un romanzo del genere, appunto, che può essere anche letto, come dicevamo poc'anzi, per salvarsi, come manuale. Ma,
volevo provare a, così, a dare alcune caratteristiche del, di chi ha questo, questo tipo. E, allora, e mi sono preso gli appunti. Ha un senso grandioso di sé. Sì. Il narcisista patologico o la narcisista è capace anche di sentirsi così potente da eludere le forze dell'ordine, superare la fila al supermercato, passare un esame difficilissimo, cioè lui ha una grandiosa concezione di se stesso, di onnipotenza. Crede di essere speciale, unico e che può essere compreso solamente da, da altre persone speciali, anche questa è una caratteristica. Ha bisogno di ammirazione eccessiva, si aspetta di essere trattato in modo speciale. Lui al centro, o lei, al centro dell'universo e del mondo. Ora, chi gli sta accanto spesso non si accorge di tutte queste cose, perché? Perché l'amore non riesce ben dagli occhi? Sì, sicuramente perché l'amore è ben dagli occhi e poi è una persona, è un manipolatore, per cui sì, lui dimostra questa, per chi vuole vederlo, questa concezione di sé, diciamo, altissima. Però nella prima fase soprattutto della relazione lui attua il cosiddetto love bombing, cioè il bombardamento d'amore, fa sentire la vittima al centro della propria vita, per cui la vittima all'inizio non se ne renderà mai conto di essere una vittima. Orgogliosa di essere il suo partner. Assolutamente orgogliosa di essere al suo partner, al centro dell'attenzione. Io ho visto delle cose, ho sentito testimonianze di donne che soltanto perché hanno detto che nella vita, il sogno della loro vita sarebbe stato quello di buttarsi col paracadute, il giorno dopo il narcisista patologico ha organizzato un tuffo dal cielo, facendoli trovare tutta una situazione da... Dice, ma questo è il mio, cioè io l'ho appena detto e lui mi ha... Questa è una stupidaggine, ma è molto sottile, diciamo, la manipolazione. Però volevo dire una cosa, se tu me lo consenti. Queste patologie, c'è un... gli psicoterapeuti sono divisi su questo, perché loro scelgono delle vittime particolari. C'è chi ritiene che queste vittime siano delle codipendenti, cioè delle dipendenti affettive, perché per mancanza d'amore, delle, ad esempio, della figura paterna o della madre. C'è chi invece pensa che questo non c'entra niente, che il vissuto della vittima non faccia parte. Carmen era effettivamente una dipendente, cioè bramava la figura, l'amore del padre che secondo lei non l'ha mai avuta. Puoi leggere tu una, se per farti capire, per fare capire, diciamo, ai nostri amici quanto Carmen, però io non trovo la pagina, fosse disperatamente attaccata alla figura del padre. Cosa che, secondo diciamo, la storia, poi l'ha fatta cascare nelle grinfie, diciamo, di questo. La copia. Questo, sì, io la mia, soltanto la mia. Qua. Okay. Allora, Roberto sta per leggere il momento in cui Carmen... i medici dicono a Carmen che il padre sarebbe morto a causa di una grave malattia. Pioveva a dirotto il giorno in cui i medici chiamarono me, mamma e Roberta, per dirci che non avresti vissuto più di 6 mesi. Te ne andasti invece dopo solo 10 giorni. Tu facevi finta di non capire. In realtà credo avessi capito benissimo. Proprio quel giorno ci trovammo soli, io e te, nella stanza della clinica e mi pregasti di farti la barba. Non avevo mai fatto la barba a nessun uomo prima di allora. Ero terrorizzata dall'idea che potessi farti male. Ostentavo la mia falsa sicurezza, ti misi intorno al collo un telo, presi il pennello,
il rasoio, la bacinella con l'acqua tiepida e delicatamente iniziai a raderti. Mi sembravi così dolce e indifeso in quei momenti. I soli nell'arco della mia vita in cui risponesti in me la tua fiducia. Più il tuo viso era adornato dalla schiuma, così bianca e soffice, più le mie lacrime scendevano e i ricordi impazziti andavano a me bambina, quando in un cantuccio del bagno, quasi nascosta, ti ammiravo estasiata mentre tu, giovane, bello e forte, disegnavi quel rituale scandito di una gestualità calma e pensosa. Ero sicura che ad ogni movimento della tua mano seguisse un pensiero, e chissà quanti ne hai avuti, papà mio, che hai tenuto solo per te. Ai miei occhi di bambina eri l'uomo più affascinante del mondo, indistruttibile, padre in ogni senso. Poi, ed è questa la vera sofferenza della vita, a distanza di 40 anni mi sei apparso dolorosamente fragile, con il pigiama azzurro, le gambe inermi, che non reggevano più il peso del tuo corpo così gracile. Diventassi improvvisamente il mio bambino e mentre la mia mano asciugava il tuo viso ben rasato e profumato, provai quella struggente sensazione di sapere che presto sarei diventata donna e non più figlia. Complimenti. Aggiungi qualcosa, una tua riflessione, dai, su queste parole che danno il senso proprio. Questo è l'amore di una figlia verso un padre che sta per andare via, il cui ultimo gesto è quello di fare la barba, quindi c'era questa scena bellissima che ho vissuto con mio padre e che ho riportato ovviamente, nel quale mio padre mi chiese di fare la barba. E lo vedevo morire e allora ho preso a prestito questa immagine struggente e l'ho regalata a Carmen per capire come, diciamo, l'amore, come la mancanza di un amore poi possa dare tanta insicurezza e tanta fragilità a una donna che poi si imbatte in un narcisista patologico. Quindi ho preso a prestito questa storia personale, ma di storie personali ce ne sono altre. C'è la figura di un cane a cui è dedicato il libro, questo cane che ha accompagnato me per 15 anni e quindi l'ho dato a Carmen. Ovviamente è un romanzo, per cui insomma tra verità e fantasia si è, diciamo, composto, però ci sono state delle cose effettivamente della mia vita che mi hanno colpito molto e che ho trasportato là, e quindi la figura di un padre ha accompagnato poi, diciamo, la vita di Carmen, la mancanza ma anche il grande amore. Daniele, nel libro un linguaggio scorrevole, ricco di particolari, ma nello stesso tempo che inchioda il lettore su sensazioni e momenti che ti coinvolgono in una, diciamo, in prima persona. Quello, diciamo, che ogni editore sogna, nel senso che appunto dobbiamo pensare quando pubblichiamo un libro innanzitutto a chi dovrà leggere quel libro. E soprattutto quando si tratta di un romanzo, e la prosa di Paola è una prosa schietta, immediata, diciamo, anche che coinvolge emotivamente, e penso che in questo, oltre ad aver messo tanto, diciamo, delle emozioni che ha provato appunto in questi momenti, come ci ha raccontato lei, ci sia anche molto mestiere, diciamolo, perché facendo la giornalista chiaramente ha una
facilità di scrittura che non tutti hanno, e questa facilità, questa freschezza anche nella scrittura, questa spontaneità si vede, si percepisce nel romanzo, ed è sicuramente un valore aggiunto. Io diciamo, negli anni ho letto, ho tentato di leggere alcuni grandi romanzi del Novecento, penso ad esempio a Gadda, che sì, rimane un grande del Novecento, ma illeggibile secondo me. Mentre nel romanzo ci vuole appunto una prosa che sia comunicativa, immediatamente comunicativa. Ma questo non significa che questa prosa non sia ugualmente una prosa colta, una prosa raffinata. Penso appunto che l'editore debba promuovere questo tipo di romanzo, ecco, in cui il romanzo, alla fine, così come tutti i testi, sono un incontro tra l'autore e il lettore, e quindi questo incontro deve essere facilitato, deve essere immediato, per cui noi privilegiamo appunto questo tipo di prosa, ecco. Una prosa come quella di Paola, che è immediata, è spontanea, ma va a fondo, scava a fondo, suscita delle emozioni, ecco. Prenotiamoci per il prossimo romanzo. Assolutamente. Paola, nelle pagine, nella narrazione di questo splendido romanzo, che invito ad acquistare perché si trova, dice, proprio dietro la telecamera di Teletermini, che ringraziamo per l'impegno, tra l'altro è un'iniziativa anche organizzata da Teletermini insieme con la Cuccagna, che ci ospita in questa location magnifica. Il narcisista, la regola principale è la menzogna, ed è sicuramente una delle caratteristiche che tutti dovremmo capire, no? Ma in realtà non riusciamo mai a capire. Non è sì, la menzogna, sì, mentono su tutto, ma dalle cose più, diciamo, particolari alle cose più semplici. Non è una vita fatta su un castello di sabbia, per cui loro, per reggere questo castello di sabbia, lo devono nutrire di menzogne, questo. Ma la caratteristica principale di chi è affetto da questa patologia è la mancanza di empatia. Io nel libro racconto un episodio. Carmen e Giulio vanno in un bar a prendere un caffè, del cappuccino. Carmen dà un'occhiata al giornale e legge che un giovanissimo ragazzo, bellissimo, nel pieno dei suoi 20 anni, muore a causa di un malore sott'acqua, nel tentativo di estrarre un'ancora. Sì, che si era incastrata. Carmen, leggendo, diciamo, più approfonditamente, si accorge che questo ragazzo era il più caro amico di sua figlia, per cui ovviamente ha un... veramente un collasso quasi, e fa partecipe di questo dolore a Giulio, che tranquillamente continuava a intingere il suo biscotto nel cappuccino come se nulla fosse. Nel momento in cui Giulio ha percepito il viso e il dramma di Carmen, ha cambiato completamente registro, fingendosi un uomo afflitto e compartecipe al dolore. Passano 10 minuti, vanno in macchina ed alza la radio e comincia a ballare come un pazzo. Dico, questa mancanza di empatia, e questo è un fatto veramente esistito che mi hanno raccontato, diciamo, le mie fonti prima di scrivere questo romanzo, questo è un indice di una mancanza di empatia, cioè loro non riconoscono il dolore, loro sono talmente centrati su se stessi che tutto quello che accade al di fuori della loro vita non è cosa loro, e quindi quando sembra che provino dolore è soltanto un copione ben recitato. Generalmente
c'è il rischio di perdere la persona che si ha accanto, e quindi non ti accorgi neanche delle menzogne, non hai una certa consapevolezza di quello che ti accade accanto. Però nel tuo racconto è così, il confronto con alcune persone può essere utile ad aprire gli occhi, magari a farti rendere conto di determinati comportamenti, il modo di utilizzare il telefonino in un determinato modo, e così quante altre situazioni di questo genere. È importante avere anche delle persone accanto in tutta questa vicenda. Allora, il primo aiuto è quello che viene da se stessi. Il campanello d'allarme, mi sembra che pure io lo dica, l'allarme arriva dall'intuito. Racconto questo, l'intuito è fondamentale, soprattutto noi donne che diciamo intuito. Voi siete un po', ci dovete arrivare con... Però noi abbiamo quel guizzo, no? E allora cosa succede? Che lo racconto quello dell'occhi, perché è l'intuito che salva Carmen. Giulio dice a Carmen che quel giorno stava poco bene e quindi che avrebbe avuto bisogno, diciamo, a causa di una gastrite, di andare in farmacia a comprare un gastroprotettore. In realtà aveva altri piani completamente, probabilmente dei tradimenti o delle scommesse illecite, perché viveva di questi piccoli espedienti, anche su un lavoro che non c'era, cioè ha vissuto una vita di un lavoro che non esisteva, racimolando dei soldi non si sa bene dove, da scommesse, forse da piccoli furti, insomma. Una persona di sera invece era l'uomo più splendido del mondo, brillantina e tutto. Questi soldi non si sa dove li trovasse. Comunque, una di quelle mattine Giulio si alza e dice: ah, sto un po' male, vado a prendere un gastroprotettore. Carmen dice: ti accompagno io. Nel momento in cui va in farmacia, Carmen l'aspetta fuori e Giulio ritorna e dice: volevo un gastroprotettore, mi hanno dato però Loki, ma io non l'ho voluto perché non mi sembrava... No, com'è? No, non ti sembrava adatto perché volevi... Perché era un altro prodotto, un'altra marca. Sì. E quindi cosa succede? Che ovviamente non fa l'acquisto in farmacia. Però appunto, quindi ho rinunciato a Loki. L'intuito di Carmen qual è stato? Quello di dire che in una farmacia nel centro, mettiamo, di Palermo, come mai tu non hai Loki? Quindi Carmen ha un'illuminazione, cioè vede fisicamente un fascio di luce illuminare il suo capo e dice: non è possibile. Ferma il motorino, fa scendere Giulio, torna in farmacia e dice: buongiorno, avete Loki? Certo signora, come lo vuole, Oki Task, Oki Plus, Oki cosa. E allora da là ovviamente si apre un mondo e si apre la ricerca della verità verso Carmen. Quindi l'intuito prima di tutto. Poi è chiaro, queste noi scherziamo un po' sopra, ma queste sono delle ferite che lasciano l'anima a pezzi. Perché tu vivi con una persona che non esiste e quindi è chiaro, cioè un consulto, l'aiuto di una psicoterapeuta, di un psicoterapeuta, di uno studioso è necessario. Poi certo le figure di riferimento sono i genitori, sono i figli, Carmen si è salvata grazie all'amore dei figli, grazie alla dottoressa Teresi che è la sua psicoterapeuta, ma soprattutto grazie a se stesso. Smettiamo di dire che noi non ce la facciamo da soli, noi ce la facciamo benissimo da soli e ce la facciamo a dispetto di tutto e tutti. No, questo diciamo...
mi sembra anche questa forza, diciamo, era una delle cose che ci aveva colpito quando abbiamo letto il libro, che oltretutto è stato, diciamo, ecco, questa è una cosa che non abbiamo detto in realtà, che è stato un amico comune, diciamo, a proporre il libro, dicendo no, lo devi assolutamente pubblicare perché è un libro bellissimo. Mi ricordo che ero proprio qui, era estate, mi sembra, quando abbiamo iniziato, sì, prima di darlo alle stampe, e appunto c'era questo amico che ogni tanto chiamava, diceva, vista la forza di questo libro, l'impatto, ed effettivamente l'ha avuto, perché diciamo, se a distanza di 2 anni, forse un po' meno, 1 anno e mezzo, insomma, a settembre. È vero, ecco, che c'è stata la pandemia ed è un periodo... È vero, diciamo, un po' stato scritto nel periodo della pandemia, poi comunque, diciamo, solo quest'anno siamo in realtà arrivati a delle vere presentazioni, perché fino all'anno scorso, sì, a parte le presentazioni fatte in esterno, appunto, non erano tanto gettonate le presentazioni, appunto. Ora invece nuovamente siamo ritornati, però ecco, normalmente questa è una cosa che mi fa piacere dire, normalmente è una cosa che mi fa piacere dire, ma in realtà è una cosa brutta. I libri, soprattutto i romanzi, in libreria hanno una vita media di circa 6 mesi. Questo non lo dico io, è una statistica, purtroppo. Se voi notate, infatti, soprattutto le grandi case editrici pubblicano il romanzo, sta magari 3, 4, 5 mesi, al sesto mese ci sono i resi e il romanzo, diciamo, o è esaurito e viene ripubblicato, quindi perché ha avuto un buon successo, viene ripubblicato in edizione economica, oppure scompare per sempre. Ecco, quello di Paolo invece è uno di questi, di quei romanzi che diciamo rimangono, sono rimasti nelle librerie, e se siamo qua a parlarne a distanza di 1 anno e mezzo, quasi 2 anni, vuol dire che qualcosa appunto rimane. Chiaramente, essendo una piccola casa editrice, è più difficile, ed è più difficile il romanzo soprattutto, paradossalmente, perché nel saggio, diciamo, tu trovi immediatamente il lettore a cui interessa quel determinato argomento. Nel romanzo invece è più difficile, soprattutto per una piccola casa editrice, quando non sei Mondadori, non sei Sallerio, non sei... Sì, no, dico, quando non sei tu Mondadori è chiaramente più difficile. E invece questo libro di Paola è un libro che rimane, perché vuol dire che c'è qualcosa di importante da dire, e quindi le librerie lo continuano a tenere. Uno dei motivi perché abbiamo insistito proprio nel fare questo incontro è dettato dal fatto che sicuramente il tema è decisamente interessante e valido anche fra 10 anni. Quindi, Purtroppo sì. Senti, Paola, però prima volevo farti anche questa domanda sulla bellezza in generale, e poi magari se c'è qualcuno di voi che vuole interagire con noi, magari sarebbe anche bello. In questo romanzo parli della bellezza deviata, o quantomeno disturbata, se così possiamo dire, perché il protagonista è come un po' Narciso, che si specchia nell'acqua e si ammira, e ammira la propria bellezza. Nella tua vita ti occupi di turismo, accompagni, fai insomma un lavoro in cui mostri la bellezza della nostra Sicilia. Per Repubblica scrivi soprattutto di bellezza, quindi la bellezza ti circonda e ti cerca sempre. Sì, sono io forse che cerco la bellezza, o la bellezza cerca me, ma poi sono siciliana, siamo siciliani, come non innamorarci e come non soffrire per la nostra bellezza, perché ahimè la bellezza è molto spesso deturpata in questa meravigliosa isola. Ho vinto un concorso come accompagnatrice turistica, per cui ogni tanto mi capita anche di accompagnare i turisti, ma ho fatto, diciamo, di questa
di questa mia passione anche il mio lavoro, perché oltre alla cronaca bianca mi occupo soprattutto di, appunto, di cultura. E quindi parlo dei monumenti, sono venuta pure a Termini una volta, insomma, a girare un video sulla vostra città meravigliosa, veramente. Peccato che non sia valorizzata per come meriterebbe, perché Termini è veramente una città ricca di storia. Soltanto che purtroppo anche noi palermitani, diciamo, passiamo da Termini, ma non ci fermiamo mai, ed è un peccato perché avete delle cose meravigliose. E quindi sì, la cultura fa parte della mia vita. Carmen è una guida turistica, come non potevo non far entrare pure la bellezza della mia, in questo romanzo. Ha un valore salvifico. Certo. E allora, se qualcuno di voi vuole intervenire con qualche riflessione, Agostino Moscato. Lo facciamo intervenire. Preparatevi che adesso chiamo anche agli altri. Io non ero preparato. No, mi chiedevo se, vabbè, a parte l'episodio del papà che è autobiografico, dico se ti è capitato nella vita di imbatterti in qualche narcisista patologico. Cioè se sei stata vittima, sì, di questo. Allora, vittima, insomma, sì, ne ho conosciuti, ma come Carmen è una somma di voci, di esperienze, sì. E quindi io prima di scrivere questo libro ho girato tanto, ho sentito tante donne, ma anche tanti uomini, e poi ho detto, ma scusa, se tu hai avuto questa esperienza, tu hai avuto questa. Io ho sicuramente conosciuto qualcuno non proprio, diciamo, puro, allora c'è, allora è un fenomeno che esiste. Poi mi sono documentata, ho studiato, sono andata proprio a colloquio con una psicoterapeuta e gli ho detto, lei mi deve spiegare tutto. E quindi ho raccolto tutte queste esperienze in una figura. C'è anche qui tra di noi il presidente dell'Archeoclub. Poco fa parlavamo della sezione di Termini Imerese, la professoressa Rosa Lobianco. Professoressa, abbiamo parlato della bellezza, quindi insomma... Invitiamo Paola a venire a vedere il nostro lavoro che stiamo facendo a Termini. Con piacere. Il ponticello sul Barratino. Sì, questa è una bellezza, una piccola bellezza del nostro territorio, e noi speriamo che possa essere così anche valorizzata. Una domanda, non so quanto può c'entrare, ma l'invidia per il narcisista è tre requisiti proprio del... L'invidia sempre una vita che lui non può avere, qualcuno, e sicuramente che cerca. Non è come lui. Infatti, e quindi questo. Cerca un po' di imitarlo, ma... Assolutamente, sì. Era sì. Non so se ne avevate parlato prima che io arrivassi, però. Era una... L'invidia è alla base. Alla base, infatti era qualcosa che mi ero proprio... Niente, allora con l'occasione io la invito a Termini prossimamente, penso il prossimo mese inaugureremo questo ponticello, stiamo riqualificando questa zona, abbiamo fatto dei lavori e quindi la inviterò, vi inviteremo a venire a Termini. Grazie. Grazie a lei. Allora abbiamo qualche altro intervento, quindi se non c'è nessun intervento coatto così, perché io generalmente li faccio in maniera coatta e spontanea. Allora ringraziamo, come? Se c'è, in effetti sarebbe, se... non hanno sì, vai. Cioè, perché abbiamo parlato della componente narcisistica nelle, avvicinati magari qua così nella vita, diciamo, nella vita normale, nei rapporti di coppia, di amicizia. Io penso che ognuno di noi abbia avuto esperienze di questo tipo, e penso che ognuno di noi faccia ogni giorno i conti con il proprio narcisismo, no?
Per cui la questione che a me è interessato negli ultimi anni è stata la componente narcisistica nel potere, no? Cioè di come narcisisti siano riusciti. Del resto ultimamente c'è un interesse, per esempio, sull'analizzare i dittatori o di come Stalin, ma anche per esempio un rapporto fra un dittatore può essere il rapporto fra Mussolini e Sarfatti. Del resto narcisisti tutti e due, in cui a un certo punto ognuno dei due pensa di fregare l'altro, ma in realtà poi alla fine è Mussolini che in qualche modo riesce a vincerla e quindi questa componente che poi diventa appunto pericolosa per tutti, no? Cioè di come un narcisista riesca, con quelle caratteristiche di cui si è detto, a coinvolgere intere popolazioni, quindi questa è una componente veramente, veramente inquietante, di come tutto ciò si possa trasformare in un disastro sociale, politico, storico. E quindi la riflessione appunto che mi interessava fare era appunto su questo, che poi il narcisismo ha una componente di ossessiva, cioè il narcisista poi vede, quindi rende la vita degli altri invivibile, perché tutto ciò che non gli quadra nella sua ossessione lo vede come una specie di minaccia, no? Per cui riesce poi, insomma, entriamo in questione un po', perché poi si porta appresso tutta un'altra serie di cose. Allora, a livello politico, a livello sociale, condivido, ci sono dei grandissimi narcisisti, Stalin, Mussolini, Hitler, ce ne sono anche oggi molti. Ce ne sono molti. Non, guardi, non voglio fare nomi perché poi magari innesco un discorso politico, ma siamo anche governati da molti narcisisti. Ad ogni modo, se privatamente può innescare dei danni pazzeschi, immaginiamo, diciamo, a livello sociale e politico, che è comunque è veramente una patologia difficile da smascherare, perché il politico ovviamente si adopera per il bene della nazione, no? Teoricamente ovviamente è sconfina nel populismo, quindi molto spesso i narcisisti, capi di Stato, i nostri governatori sono poi amati da una parte di popolazione, perché siamo, no, nel profondo populismo. Da un punto di vista invece privato fa dei danni pazzeschi, cioè ci sono persone che dopo veramente anni e anni ancora leccano le ferite, perché provoca una fragilità proprio dell'animo, che, per cui io dico fatevi ad ogni modo seguire, contate sul vostro intuito, ma insomma da ogni cosa se ne esce. Direi di ringraziare Paola Pottino e l'editore Daniele Anselmo, che nonostante l'aumento della carta, nonostante le mille difficoltà, facciamo un applauso a coloro che investono nella scrittura, che è una vera e propria missione. Grazie Paola. Grazie a voi, grazie. Lì abbiamo anche la possibilità, se volete, di acquistare questo straordinario romanzo. Grazie. No, no.